Siamo pronti a imporre ulteriori costi economici alla Russia e a persone ed entità dentro e fuori dalla Russia, a chiunque la sostenga politicamente o economicamente. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un'intervista alla CNN. Mentre la Russia si muove verso un'economia di guerra piena, proporremo anche ulteriori controlli sulle esportazioni di tecnologia civile, ha annunciato, sottolineando che il presidente Putin ora sta mostrando la sua debolezza anche inducendo falsi referendum sul suolo sovrano ucraino. La Finlandia si prepara invece a vietare l'ingresso ai cittadini russi con qualsiasi visto Schengen, compresi quelli rilasciati da altri paesi. Siamo in un momento di portata storica al quale non eravamo preparati. Bisognerebbe abbassare i toni. L'Europa non sta giocando con la sua economia, ma con la sua sopravvivenza fisica, si è lasciato andare il generale Marco Bartolini, già comandante della Brigata Folgore. Non è dello stesso avviso la nuova premier britannica, Liz Truss, che all'Assemblea Generale dell'ONU, dove le nazioni dovrebbero unirsi, ha esplicitamente affermato che il Regno Unito garantisce il suo sostegno militare all'Ucraina fino alla vittoria. Non è dunque certo un caso che l'industria di armi nel 2021 abbia prodotto l'8% in più di profitti rispetto al pandemico anno precedente, 595 miliardi di dollari. Il 2022, lo si vede a occhio nudo, promette ancora meglio.